Allora, con Fabio Sinatti dobbiamo dare due notizie. Intanto la prima, che la tua storica trasmissione che si chiama Podismo e Atletica, proprio per un cambio insomma nostro di programmazione, torna alle 9:15, 9:20, anzi 21:15, 21:20, quello che era diciamo il suo orario storico. Ma sicuramente penso che sia positiva questa fascia di orario, perché effettivamente nelle ultime settimane era stata un pochino diciamo modificata, e questo creava un po' di difficoltà anche ai nostri oramai consueti affezionati telespettatori, che ci hanno tirato le orecchie, quindi esatto, noi rispondiamo ligi al dovere. Detta questa cosa, quindi da stasera tornerà in onda insomma nel suo orario consueto. La notizia però più importante è quella della festa che si terrà sabato nei locali della Polisportiva Policiano, una festa proprio globale di tutto l'ambiente podismo. Infatti si chiama la festa del podismo, riferita proprio al Grand Prix. Il Grand Prix racchiude un po' tutte le realtà aretine e non soltanto, anche fuori provincia, quindi vengono. Sarà proprio una serata di festa per tutti, saranno premiati ovviamente quelli che sono andati più forti, ma verranno premiati anche coloro che hanno avuto la meticolosa voglia di partecipare in queste 39 gare che sono state disputate nell'arco del 2013, quindi è stato un anno particolarmente importante anche per i colori diciamo della Polisportiva Policiano, ma non soltanto quelli. Abbiamo visto personaggi nuovi che erano rimasti nascosti, come Giacomo Ragazzini, che non conoscevamo quasi per niente, è arrivato secondo nel Grand Prix. Insomma, quindi tanti aspetti fondamentali che in quella serata veramente sarà un connubio fra diciamo coloro che vi partecipano da tanti anni e altri invece nuovi, altri che vorranno entrare su questo circuito. Quindi diciamo la Polisportiva Policiano si è fatta carico di questa esigenza che c'era nel territorio per fare una festa unica del podismo, quindi podismo per i giovani, podismo per gli adulti, per gli anziani, quindi veramente diciamo uno sport adatto a tutti. Possiamo dire che anche da un punto diciamo così televisivo si raggiunge un traguardo importante. Sono quasi 20 anni, Fabio, che porti questa disciplina insomma in televisione. Sì, direi anche questo è un altro aspetto importante che direi da non sottovalutare, perché mi ricordo i primi approcci con la televisione erano veramente ridicoli, che ero veramente ridicolo, non che adesso ho cambiato qualcosa, però probabilmente qualcosa abbiamo cambiato, abbiamo dato delle immagini anche un pochino più carine, più belle, insomma ce l'abbiamo fatta nonostante diciamo la prepotenza di altri settori sportivi molto più blasonati del nostro. Però con questo io ho notato che grazie anche alla Podismi Atletica e grazie anche all'emittente di Arezzo TV siamo riusciti a far conoscere questo sport un po' in tutti gli angoli della provincia di Arezzo e non soltanto, e questo si è visto nelle manifestazioni, incrementare la partecipazione, l'interesse, vedere anche i media che si interessano di più, vedere anche le istituzioni che si interessano di più, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo fatto, probabilmente il nostro sforzo non è stato così inutile. In ultimo, Fabio, ricordiamolo, perché non è anche questo un aspetto di poco conto, il sito internet di riferimento per gli appassionati dove possono trovare le classifiche, le notizie e anche gli orari di messa in onda della trasmissione. Allora, il sito ovviamente è quello della uppoliciano.it oppure grandprixpodismo.it, sempre riferito alla Polisportiva di Policiano. Lì poi ci sono tutti i riferimenti anche telefonici oppure diciamo informatici, per cui se c'è qualche cosa che non va bene potete chiaramente consultarci e saremo in grado e volentieri dare delle giustificazioni.